In compagnia di Mister Sarri, tornato in tuta, come potete vedere, questo è il mister che piace a noi. Mister, l'avevi detta ieri, voglio un Empoli un po' più brutto ma vincente. Io brutto brutto non l'ho visto, però sicuramente un pizzichino meno bello delle altre volte. Quello che contava era vincere, l'abbiamo fatto giocando una partita intelligente, una partita giocata con grande senso tattico e tenendo botta nel finale. Bella vittoria. L'abbiamo vinta meritatamente, io invece la volevo proprio rubare oggi. Mi avrebbe dato gusto perché avrebbe fatto vedere la squadra non ha i limiti caratteriali che si pensa. La squadra ha fatto una buona partita, ha concesso poco, ha capitalizzato e poi si è trovato su 2-0 mezz'ora da giocare contro la Lazio, che è una squadra a grande facilità a far gol, e gli ha concesso pochissimo. Quindi l'ha vinta meritatamente, abbiamo cercato di aiutare i centrocampisti, li abbiamo visti stanchi cambiando il modulo, quando sono passati a 4 attaccanti siamo passati a 5, abbiamo fatto anche cose diverse da quelle che facciamo di solito, ma come si era detto ieri in conferenza, come si era detto tutta la settimana nello spogliatoio, oggi volevamo fare punti. È una dimostrazione che questa squadra sa giocare anche un po' più sporco allora? Ma non ha giocato poi così sporco, diciamo, che nel momento in cui si è trovata in vantaggio non ha avuto cali d'attenzione, errori, ingenuità, come abbiamo avuto altre volte che ci hanno vanificato grandi prestazioni. Però questo può far parte un po' delle nostre caratteristiche, sicuramente fa parte del fatto che abbiamo un'età media bassissima, e se pensi ai 5 difensori che hanno finito la partita oggi erano 2,94, 2,93, 1,91. E io crescere senza sbagliare non ho visto mai nessuno, e quindi qualche errore purtroppo lo dobbiamo accettare. Il contraltare è che oggi abbiamo mandato in gol il terzo difensore centrale debuttante in Serie A, quindi tre debuttanti, e sono tutti e tre ragazzi, e sono andati in gol, uno a 20 anni, uno a 21, uno a 23. Questo è motivo di soddisfazione per me, ma penso anche per la società e per il pubblico. E poi ci sono queste palle inattive che risolvono tutti, situazioni che proviamo e riproviamo mille volte in allenamento e che funzionano a meraviglia. Anche oggi due gol che nascono da lì, deliziosi tutti e due, il secondo in particolare. Sì, ma queste sono quelle cose che bisogna pubblicizzare pochissimo, perché poi sono situazioni provi, riprovi, ci sono periodi che vanno bene, ma ci sono sicuramente anche periodi in cui non ti vanno bene, quindi è inutile pubblicizzarlo e vantarsene quando c'è il periodo, sì, perché sicuramente viene anche il periodo, no? Senti, molto bravi veramente anche nel tenere botta nel finale dopo il gol della Lazio. Si poteva rischiare qualcosa, non abbiamo rischiato praticamente niente. Abbiamo rischiato pochissimo, e c'è da dire anche oggi noi abbiamo giocato su un terreno e non è certo l'ideale per le nostre caratteristiche. Un campo che purtroppo in questo momento è veramente brutto, un campo difficile, un campo che ci sporca tantissimo l'azione. Speriamo ci sia possibilità di fare qualcosa, perché questo non è certo il terreno ideale per l'Empoli. Hai mandato in campo Barba dal primo minuto, rimarrà sicuramente la foto del gol, però ha fatto una grande partita anche dietro, dimostrando di essere un grande giocatore, sempre pronto all'evenienza. Ora è pronto. Rispetto all'anno scorso ha fatto un salto in avanti enorme, di mentalità, di professionalità, di applicazione. Ha fatto non un salto in avanti, un balzo enorme rispetto all'anno scorso. Diventava un giocatore affidabile, non avevo nessun tipo di dubbio, oggi avrebbe fatto una buona partita, come già aveva fatto a Cesena tra l'altro. E l'ho scelto perché ci mancava il difensore più veloce che avevamo, e le caratteristiche di Barba a livello di velocità, anche se non di impatto fisico, ma di velocità, sono più simili a quelle di Tonetto. Ieri hai speso grandi parole anche per l'Axalt, ci immaginavamo di vederlo quest'oggi, lo hai messo dentro, mi sembra positiva anche la sua prova. Il ragazzo mi ha sorpreso nelle ultime due settimane, perché a livello di condizione fisica e condizione mentale è cambiato in un tempo così breve che mi ha sorpreso. Ora è un giocatore che sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, è entrato oggi in un ruolo non suo perché c'era da difendere anche in quella zona di campo lì. L'ha fatto bene, ha una buona gamba per ripartire, nel finale ha fatto poi il centrocampista e ci ha dato una mano, ma è un ragazzo, se continua su questa strada, per noi può diventare una risorsa importante. E allora Federico, una vittoria importantissima, bellissima, emozionantissima, meritatissima. Sì, diciamo che la volevamo fortemente, quindi
Si è visto poi nel finale quella voglia di ottenere il risultato che abbiamo messo sul campo, che poi ha fatto la differenza, perché non soffrire, sicuramente soffrire con questa squadra, contro questa squadra è normale, ma farlo tutti insieme in questa maniera poi ti porta al risultato. Il primo gol è di Federico Barba, primo gol in Serie A, chi la dedica Federico? La dedica sicuramente va alla mia famiglia che mi è stata sempre dietro e alla mia fidanzata. Classico gol che si prova, classica situazione che si prova mille volte, no? In allenamento, palla nativa, calcio d'angolo, la spezzata di testa, difensori che sono veramente privilegiati da questo modo di giocare. Sì, sicuramente gli schemi ci aiutano tantissimo, veramente, e abbiamo fatto direi quasi tutti i gol poi su calci piazzati, quindi queste cose funzionano e il mister le sa preparare poi, quindi... Al di là del gol... C'è stata una bellissima prova anche in fase difensiva. Nel primo tempo ho concesso quasi niente alla Lazio, solo un paio di traversoni, e nel finale, quando loro hanno spinto maggiormente, bravissima a tenere botta. Sì, l'ho detto, infatti su questo è stato grazie anche a un atteggiamento psicologico positivo da parte di tutti, quindi il volere tutti una cosa ci ha portato poi a ottenere il risultato. Dopo il 2-1 con questa grande Lazio che spingeva, poteva anche essere facile magari perdere un po' il lume, insomma, e andare e cadere, insomma, in quelli che erano stati gli errori che magari avevano condizionato anche le ultime prestazioni. Sì, direi che nel finale siamo stati un po' meno belli da vedere, ma efficaci, e questa è la cosa importante poi. In compagnia di Diego Laxalta, al suo debutto stagionale con la maglia dell'Empoli, finalmente. Diego, ti aspettavamo da diverso tempo, perché insomma nel precampionato ti avevamo visto, osservato, ci avevi lasciato veramente ottimi, ottimi ricordi. Ti aspettavamo, sei entrato molto bene in un match tutt'altro che facile. Sì, credo che lo più importante, non solo per me, la squadra, è entrare e vincere. Credo che è troppo positivo per me, per la fiducia mia e anche di mio compagno, e credo che quello si deve destacare. Credo che questo arrivi anche un po' come un premio per il duro lavoro che, insomma, stai facendo, hai fatto dalla scorsa estate. Mister Sarri ha speso parole molto importanti per te, per come stai lavorando, soprattutto nell'ultimo periodo. Questo credo che sia un bel premio anche umano, morale. Sì, credo che uno si allena ogni giorno per giocare, e se il mister quello che ti vuole, ti fa giocare, credo che per me è il miglior premio. E poi uno deve entrare e fare le cose positive. Una vittoria importante dopo tre sconfitte è un segnale che fa capire a chi non l'avesse capito che questa squadra c'è, sa giocare a calcio e può tranquillamente salvarsi. Sì, certo, le sconfitte sono parte del calcio, però lo più importante oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo giocato contro la Lazio, una squadra grandissima, e quest'anno lo sta facendo molto bene. Credo che quello l'abbiamo lasciato in chiaro, che noi possiamo e dobbiamo. Sei entrato al posto di Zielinski giocando sostanzialmente sulla tre quarti. Sappiamo che tu puoi fare sia il trequartista ma anche l'esterno di sinistra nel centrocampo a tre. Tu dove ti diverti di più e dove ti piace più stare? Certo, quello a me mi piace giocare in tutte e due parti. Magari oggi sono entrato in una partita in quella che si doveva correre, no? Non giocare come le piace il trequartista, ma secondo me, a me mi piace in tutte e due le parti, e poi giocare. Che... E l'importante è giocare. Sì, lo più importante è giocare. Massimo, grande partita, una partita un po' diversa rispetto alle solite. L'Empoli ci ha dimostrato di saper fare anche quantità, quando vuol fare quantità, tre punti importantissimi contro una grandissima squadra come questa Lazio arrivata oggi al Castellani. No, sapevamo che era una partita difficile, ma noi siamo scesi in campo con la testa giusta, volevamo a tutti i costi questi punti o fare punti, poi è venuta la vittoria e siamo contentissimi, volevamo fare veramente punti, lo volevamo con tutto il cuore, perché venivamo da queste tre sconfitte e volevamo cambiare registro. E oggi è andata bene perché abbiamo preso subito il gioco in mano e abbiamo fatto creare poche occasioni alla Lazio, quindi questo era importante per ritrovare morale in tutte le parti. Senti, togliamoci il dente, abbiamo vinto, non voglio fare polemica arbitrale, però su di te mi sembra ci fosse un calcio di rigore abbastanza netto nel primo tempo. Per me era fallo netto, poi visto che abbiamo vinto lasciamo stare, perché se non avessimo vinto era da recriminare, così va bene uguale, però il fallo secondo me era proprio netto. Senti, veniamo da tre sconfitte dove l'Empoli aveva sempre fatto molto bene, però un po' di arrabbiatura c'era e quindi si è scaricata oggi. Non voglio parlare di risposte, ma se qualcuno mai cercava delle risposte, questa è arrivata.
No, vabbè, magari la gente non, non so, non capisce che comunque siamo in Serie A ed è un campionato molto difficile. Le partite arrivano sempre da anche le vittorie e le sconfitte da episodi. Oggi siamo stati più bravi noi, come ho detto in settimana, dobbiamo cercarci di noi gli episodi fortunati, siamo stati bravi. Risposte, cosa c'è da dire? 3 anni che diamo risposte, che vengono risposte da questo gruppo. Importanti, normale che ci sono più periodi negativi in Serie A, però noi sappiamo che è un campionato difficile, che dobbiamo lottare fino alla fine. Magari ne verranno altri momenti bui, però l'importante è che la squadra reagisce come oggi. Ma io non avevo dubbi, perché ho sempre detto che questo gruppo è un gruppo importante che sa reagire ai brutti momenti. E le risposte poi arrivano sul campo e oggi è una risposta grande che abbiamo dato.